La Domus Academy a noi piace dire che ha in qualche modo contribuito al primato che ha Milano di essere capitale del design. Nasce infatti nel 1982 come prima scuola postgraduate nel design in Italia. Un primato che la caratterizza e che la fa sorgere anche a una certa visibilità nei confronti delle istituzioni straniere che spesso e volentieri ci chiamano per fare lecture presso le loro università. E il modello didattico che ci appartiene è quello del Learning by Design. Ci appartiene dunque la possibilità di imparare facendo, che si declina nel nostro caso nel meccanismo principe dell'offerta didattica di Domus Academy, che è appunto quella del workshop. Le aziende ci sottopongono un brief che viene poi portato a sintesi con gli obiettivi didattici posti dal project leader, che struttura appunto un gruppo di lavoro di ragazzi provenienti da vari background, dal design alla moda, all'experience, all'interaction, per produrre un output di cui si avvantaggia l'azienda, che sarà fisiologicamente scevro da qualsiasi institutional blindness che appartiene, diciamo, ai gruppi di lavoro che invece lavorano direttamente dall'azienda. Quindi un vantaggio sia per gli studenti che simulano un'esperienza di lavoro a tutti gli effetti, sia per l'azienda che in qualche modo ha un prodotto finito di grande creatività, senza limiti, senza paletti. Tra le cose che vi caratterizzano c'è anche la produzione di contenuti e talk legati al design. Sì, questo è sempre legato al progetto di Fabio di Brand Ambassadorship e di Scientific Director di Fabio Novembre. Fabio ci sta assistendo nella definizione di questo nuovo corso anche con delle talk con esponenti di rilievo nel mondo del design. Noi abbiamo un employability rate, che è la percentuale dei ragazzi che trovano lavoro ad un anno dal diploma, che è altissima, è del 92%. E questo ci dà la forza per pensare in grande anche per il futuro. Abbiamo come obiettivo per i prossimi 5 anni di aumentare del 50% le iscrizioni.